ma è questione di attimi, ci sembra, aggancia il moschettone e per lei allora un ottimo risultato. Seconda arrampicata per Stéphanie Moreau, la francese, la più accreditata allora a contrastare la Tolokonina, la russa che abbiamo visto salire prima con grande abilità. Vediamo, grande tecnica, ma qualche momento, qualche passaggio non facile. La vedete in questa seconda parete. Ecco le piccozze anche in questi particolari. Vedete gli scarponi che da quest'anno non hanno più il rampone posteriore. Perde una piccozza la Moreau e quindi deve salutare i sogni di gloria, ci sembra, in questa seconda prova. Seconda prova per Angelika Rainer. Dopo una ottima, buona salita, Angelika Rainer, che è anche una dotata alpinista. Ma un pezzo di ghiaccio si stacca da sotto la sua piccozza, la piccozza perde aderenza, gara finita per la 22enne di Merano. Quindi anche per i colori italiani al momento non ci sono grandi risultati. Mentre all'opera vediamo un'altra italiana, Barbara Zwerger, bolzanina, la moglie dell'alpinista Simone Moro. Eccola, è impegnata nella prima salita, ma sta controllando la situazione, quella delle sue due piccozze, della fune. Momento difficile, una piccozza tra i denti. Ora una raggiunge l'appiglio col braccio sinistro, davvero ce la sta facendo Barbara, bravissima la bolzanina, 36 anni. Eccola, vicinissima al top, una piccozza, la fune nel moschettone e poi la seconda piccozza. Prova conclusa anche per la Zwerger, il top. Stiamo seguendo la seconda prova di Maria Tolokonina, la numero 29. Il percorso più difficile, vi dicevamo, il secondo, che ha visto la caduta o la rinuncia finora delle atlete che hanno preceduto la russa Tolokonina. Vediamo, invece, vedete, la 21enne è molto vicina al top, ci sta arrivando, una piccozza, il moschettone, ecco la fune, manca la seconda piccozza, risultato raggiunto, bravissima davvero, una grande atleta che è riuscita a portare al top, a prendere il top in entrambe le arrampicate, l'unica delle atlete della gara femminile di cui vediamo riepilogata qui la classifica finale della gara di difficoltà. Ben ritrovati a Neve Sport, è il momento di seguire ora la gara di Ice Climbing, la prova di difficoltà degli uomini. Dopo la gara femminile purtroppo nessun arrampicatore italiano è riuscito a raggiungere la finale, stiamo vedendo all'opera con il numero 1 lo svizzero Samuel Antamatten, che lo scorso anno si è piazzato nono, nel nono posto finale del circuito di Coppa del Mondo. Eccolo, lo vediamo, il 22enne di Zermatt, è una guida alpina che lavora nel versante svizzero del Monte Cervino. Vi dicevo allora, nessun climber italiano in finale. Per quello che riguarda la gara femminile che abbiamo visto poc'anzi, i piazzamenti delle atlete italiane sono stati quinta Barbara Zwerger, sesta Angelika Rainer e solo undicesima la vicentina di Molvena, Jenny Lavarda, che purtroppo ha ottenuto solo un risultato molto basso nella prima salita, poi praticamente non ha partecipato alla seconda scalata. Ci sembra che Antamatten, vedete, ha passato forse il tratto più difficile della prima delle due prove, la più facile. Si sta prendendo il tempo necessario per raggruppare concentrazione, energie, tecnica
vi ricordo, prima prova di Coppa del Mondo di Ice Climbing, arrampicata su ghiaccio, perlomeno parzialmente, come vedete da questa struttura alta più di 30 metri, preparata qui a Daone in Trentino. Davvero ci sembra che Antamatten stia un po' soffrendo durante questa prima scalata. Ecco, raggruppa le piccozze, le incrocia alla ricerca dell'appiglio giusto. Interessante questa immagine, che ci dà anche molto l'idea delle grandi acrobazie, del grande sforzo che fanno questi climber. Ecco, è purtroppo questo appiglio che poteva essere decisivo per il giovane Samuel Antamatten di Zermatt, Svizzera, è andato a vuoto, non è riuscito a centrare quel cerchio, quello blò sulla parete, e la sua prova si conclude qui senza raggiungere il top della prima scalata. Eccolo, avete piuttosto deluso il giovane Samuel Antamatten. Intanto gli addetti sistemano la struttura, si tratta di un agente della Guardia di Finanza Soccorso Alpino. Con il numero 34 è partita l'azione dello spagnolo Manuel Cordova, 24 anni, dodicesimo assoluto l'anno scorso al termine della Coppa del Mondo di Ice Climbing. Eccolo qui, sta affrontando, vedete, con le sue piccozze la salita e con la sua corda di sicurezza. Uno tra i migliori al mondo, anche se partecipa da Mediterraneo, diciamo così, a una specialità di questo tipo. Attenzione, passaggio difficile, perde l'appiglio e perde anche la piccozza a Cordova. Per lui la gara è finita, è andata così. E quindi ora è il momento di vedere la salita con il numero 2 di un altro atleta svizzero, Patrick Aufdenblatten. Ecco, lo vedete alle prese con questo volume sporgente, vengono definite così queste strutture che vengono messe dagli organizzatori a complicare l'arrampicata. Eccolo Aufdenblatten, 20 anni, svizzero anche lui di Zermatt. L'anno scorso qui a Daone arrivò quarto. Ci sembra proceda sicuro in questa prima parte del percorso. Notate questo passaggio in cui si cerca l'appiglio su un volume in realtà semovente per poi passare, attenzione, sulla parete in legno a destra. Osserviamo questo passaggio, davvero ci mette del suo, con un po' di fantasia cavalca il volume il bravo climber svizzero Patrick Aufdenblatten per raggiungere, come vedete, la parete in legno. Molto, molto spettacolare questo passaggio del percorso allestito qui a Daone. Quindi molto bene fino adesso la prova di Aufdenblatten. Ecco le piccozze negli appigli, ecco un momento di recupero. Attenzione allora a seguire il problema ora sì, è trovare l'appiglio più in alto per la guida alpina, per l'atleta di Zermatt. Recupera la corda. Attenzione, ora recupero anche della gamba sinistra, incrocio l'appiglio della piccozza sinistra. Siamo molto in alto, ha superato la parete di grado maggiore. Si tiene ora, vedete, con entrambe le piccozze, ma cerca l'appiglio della gamba sinistra, del piede sinistro.